Dal 16 settembre dello scorso anno, data in cui è entrato in attività ad oggi, il Gringo Bus ha trasportato 50.000 passeggeri. Proprio nelle settimane scorse, il Comune, Mete SPA, Coerbus e Viaggio Erbacci hanno deciso di proseguire nella sperimentazione dell'utilizzo del bus elettrico per tutto il 2014, alla luce degli importanti risultati raggiunti. Oggi si festeggiano i 50.000 passeggeri del Gringo Bus. Esatto, e siamo anche molto fieri di questa cosa perché, visto magari le polemiche iniziali del break-even non raggiunto dei 200 passeggeri al giorno, oggi siamo più che raddoppiati. Il break-even non raggiunto dei 200 passeggeri e le polemiche che erano comunque mi erano state mosse per questo tipo di comunicazione che avevo fatto, oggi sono ben oltre le aspettative, perché siamo a più di 400 passeggeri al giorno, 2783 a settimana, vale a dire oltre 10.500 al mese. Questi sono i numeri. Detto questo, c'è anche la soddisfazione di aver fatto un servizio veramente molto gradito all'utenza, alla clientela, sotto tutti gli aspetti, da quelli del 70% dei lavoratori piuttosto che quelli del 28% che svolgono altre attività che utilizzano i mezzi. E hanno riconosciuto l'estrema gentilezza e l'efficienza e l'efficacia del servizio. Quindi ringrazio anche l'amministrazione che mi ha dato questa opportunità e mi sembra di averle ricambiati con dei numeri positivi. C'erano state un po' di polemiche iniziali, invece questo servizio si è rivelato utile obiettivamente. Beh, riprendo il dato dei 400 passeggeri al giorno di media per dire che mi fanno ragionare su un fatto di qualità dell'aria, perché vuol dire che questi 400 passeggeri non hanno portato le auto a circolare qui dove ci troviamo adesso, in centro storico. Non saranno 400 auto, ma perché potranno essere però sicuramente qualche centinaio di auto in meno che sono venute nel centro e per stazionare in centro. Quindi vuol dire che è anche un pubblico, diciamo, un'utenza relativa ai lavoratori, gente che viene in centro per lavorare. E questa era anche un po' la filosofia iniziale della progettazione di questo servizio. Poi abbiamo anche verificato che non è solo così, perché abbiamo anche un'utenza legata al sabato, e quindi vuol dire legata non tanto al modo, alla necessità lavorativa, ma alla. Così allo shopping penso e comunque al giro in centro, ecco. E questo ci fa piacere perché quindi andate a intercettare anche una fascia di persone con utenza, con necessità diverse. C'è anche addirittura il flusso a rovescio, potremmo dire, cioè qualcuno che dal centro ha bisogno semmai di rivolgersi verso gli impianti sportivi. Il caso vuole che Piazzale Pancrazi sia nel centro degli impianti sportivi, quindi c'è anche un flusso di persone che probabilmente abitano in centro storico e sono comodi a raggiungere gli impianti sportivi con la navetta. Per Diventerà a pagamento questo servizio? tutto il 2014 c'è la previsione di continuare in questo modo con il contratto di servizio che abbiamo, quindi per quest'anno direi di no, piuttosto dobbiamo invece, questo può darsi già che ci sia qualche modifica nel 2014 relativa ai percorsi. Perché è necessario valutare la possibilità di integrare questo servizio con quelli esistenti. Quindi nel momento in cui ci sono delle sovrapposizioni di servizio su tragitti simili, dobbiamo cercare di migliorare questo tipo di integrazione, quindi far sì che il servizio sia integrato già con quello presente. Questo è possibile, secondo me già dobbiamo pensarci. C'è la possibilità che questo servizio venga esportato fuori da Faenza? Diciamo che la possibilità è molto alta, la curiosità diciamo, delle province o delle città limitrofe hanno già mostrato interesse, quindi ho degli incontri anche sabato mattina per la Riviera piuttosto che dare spiegazioni a certe istituzioni nel raggio della provincia, ma e non solo, senza farne nomi e cognomi perché non mi sembra elegante. Detto questo, sì, perché sta funzionando, ha funzionato e sta funzionando anche non solo per il 72% dei lavoratori, come dicevamo prima, perché il problema qual era? Era sostanzialmente che c'era il pensiero che con l'arrivo della bella stagione l'utenza potesse diminuire e questo ci ha fatto pensare di trovare nuove strategie.
E questo, secondo me, è stato raggiunto anche questo target, perché non solo con l'arrivo del bel tempo del 15 giorni che hanno passato, che c'era veramente sia la temperatura che il sole, ma ha continuato ad aumentare. Quindi questo vuol dire che la fidelizzazione al servizio è altissima. E c'è anche un'opinione nell'uso del mezzo degli autisti che è positivissima anche quella, quindi davvero sono veramente molto contento di questo risultato. Francesca Diletta per Faenza Web TV.